London Calling Italy. La voce di Londra. Oh, Gesù. Giorgio Manfredi? Non c'è. Dov'è? Non sappiamo. Non viene sempre a dormire a casa. E dove va? Bah, non lo so. Sa com'è un giovanotto scapolo. Già. Qual è la sua camera? Da quella parte. Ivonok Tuksukun. Viene molta gente a trovarlo. Una volta sì, ma da un pezzo non viene più nessuno. Già, naturalmente. Quanti altri pensionanti avete? Due. Dov'è il telefono? In fondo al corridoio. Ferma, rispondo io. Allo? Pronto? C'è Giorgio? Ma sì, l'ingegner Manfredi. Ma con chi parlo? Sono un amico dell'ingegnere. Che amico? Con chi parlo? Era una donna. Chi è? E che ne so io, mica l'ho vista. Etwas gefunden? Nix niemand. Quella porta? La terrazza. Ah, la terrazza. Calma, mi raccomando. Gesù. Chi abita là? C'è l'ambasciata di Spagna. La città verrà divisa in 14 zone. Il piano Schröder, che noi abbiamo già applicato in diverse città europee, permette il rastrellamento scientifico di grandi masse di uomini con l'impiego di minime forze. Ah. Herr Rhein. Herr Sturmführer, Unteroffizier Bauer telefonisch mitgeteilt, die betreffende Person nicht gefunden zu haben. Nein. Seltsam. Es wohnen dort zwei Frauen, die Wirtin und das Dienstmädchen. Sollen die herbeigeführt werden, Herr Sturmführer? Nein. Nicht nötig. Danke. Una notizia spiacevole? Una persona è mancata a un appuntamento. Una persona importante? Spero. Conoscete? No, chi sono? Lui
Lui si fa chiamare ingegnere Manfredi. Manfredi? Già. Ci è stato segnalato questo nome. Pare che sia uno dei capi della giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale. Ho le mie buone ragioni per credere che sia proprio lui. Ma voi come lo avete pescato? L'ho incontrato qui, su questo tavolo. Tutte le sere io faccio una lunga passeggiata per le vie di Roma senza uscire dal mio ufficio. Io amo molto questo genere di fotografie che coglie la gente quasi di sorpresa. Si fanno incontri molto interessanti. Qualche tempo fa, per esempio, mi sono veduto venire incontro il signor Manfredi e la sua piccola amica. Mi sono detto, io quest'uomo l'ho già visto in qualche luogo. Guardate, per esempio, questo gruppo. Il secondo a sinistra. Ho ricevuto queste fotografie da Berlino. Credo di non sbagliare. Vero? Ma che sbagliare? È lui. Sono la stessa persona. Oh, ma che noia! Scusate. Prego. Was soll dieser Lärm, Müller? Bitte um Verzeihung, Herr Sturbach, für verhören jenen Professor, aber... Schon gut, soll aber endlich schweigen. Quanto gridano questi italiani. Già. E la ragazza chi è? Una certa Marina Mari, attrice di riviste. Ah, sì, la conosco, l'ho vista. Carina. Molto carina. Piano, piano, calma, calma. Non lo posso. Ma che succede? Non lo vedete, hanno assaltato il forno. E voi che fate? Io purtroppo sono in divisa. Ma che buono! Non posso far niente, basta chiudere il tavolo! Io sono impotente. Lo so, ma con 100 grammi al giorno. Brutta carogna, pure li pasticcini c'aveva, guardate qua. Oh, questo è grave. E poi diceva che non c'aveva farina. Buoni, oh, però. Agostino, e perché non te li vai più da te, Io mica posso, io sono sacrestano, poi vado a finire all'inferno. Ma allora i pasticcini te li mangerai in paradiso. E lasciate stare. Sarà, Sarafina, ma è una pazzia, nel vostro stato. Che devo morire di fame. Ma va a morire ammazzata, va! Va accompagnando, aspetta. Eccoci arrivati. Grazie tanto. Dov'era? Volete che ve la porti fino a su? No, è pesante. Ecco, così pesa meno. Veramente non dovrei, ma c'ho una fame arretrata. Sorapina. Ma che dite voi, esisteranno veramente questi americani? Pare di sì. La Sorapilla, volete l'uovo a 16? Appiantela, va. Come vi permettete, in mia presenza. Questa è borsa nera. Abbrigati, lasciate perdere che è meglio. Arrivederci. Arrivederci. Chi cercate? Scusi, abita qui Francesco il tipografo. Sì, ma adesso non c'è. Non sa mica dove andare. E che ne so, sarà andato per i fatti suoi. Scusi, lei chi è? Ma scusate, a voi che ve ne frega? Oh, ho capito, lei è la Sorapina. E lei come lo sa? Francesco mi parla sempre di lei. Ah, ma lei è... Un amico. Oh, che stupida, l'avevo presa per un poliziotto. Sono d'accordo. Mi dica, che desidera? Dovrei entrare in casa di Francesco. Le apro subito, prendo la chiave. Mi scusi, non trovavo la chiave. S'accomodi. Prego. Grazie. Trova tutto in disordine, tutto sporco, ma proprio non ci si fa. No, lasci fare, non importa. Senta, lei conosce Don Pietro? Come? Il parroco di San Clemente. Vorrei parlarne. Ci vado io, ci vado? No, 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 lei no. Ci manda il ragazzino mio, eh? Ecco, sì, è meglio. Ma aspetti di là. Grazie. Marcello! 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 Che vuoi? Vieni giù un momento. Non posso. Devi andare a Don Pietro, sbrigati. E mo c'ho da fa? Vieni giù subito, t'ho detto. Uffa. T'ho detto tante volte che non ci devi stare su da Romoletto, è pericoloso. Vada a Don Pietro, cammina. Che io devo dire? Gli devi dire che deve venire qui subito, sbrigati. Non te perde per strada, eh?
È andato. Don Pietro sarà qui fra poco. Oh, grazie. Stamattina abbiamo assaltato un forno. Ah, sì? È il secondo nella settimana. Come vanno le donne? Oddio, qualcuna lo sa perché lo fa. Ma la maggior parte arraffano più sfilatini che ponno. Qualcuna poi stamattina si sono fregate un par di scarpe e una bilancia. Io vorrebbe sapere chi si è fregate le calze mie. Scusate tanto. Se le sarai fregate... Oh, ingegnere. Buongiorno, Laura. Buongiorno, come mai qui? È venuto a cercare me? Sì, sì, appunto. Ho incontrato il signore per le scale, l'ho fatto entrare qui, ho pensato che... Ma lo potevi dire subito. E vabbè, stavo per venire là. No, non importa, io volevo soltanto chiederle un favore. E vado a mettermi qualche cosa. No, sta benissimo così, scusi un momento. Prego. Senta, Loretta, lei vede Marina, vero? Sì, dopo pranzo, a teatro. Ecco, le dica per favore che io per qualche giorno non potrò vederla. Se mi sarà possibile, telefonerò. Va bene, e niente altro? No, niente altro. Arrivederci, ingegnere, arrivederci. Mi scusi, Abita con lei quella? È mia sorella. Ah, sua sorella. Si meraviglia lei, Chissà quante bugie gli avrà raccontato. Che abita chissà dove. Si vergogna da noi perché dice che lei fa l'artista. Mm. E noi siamo poveri operai. Ma io mi ci cambierei con lei. Ah, lo capisco. No, mica perché è cattiva. È stupida. Ma lei come la conosce, Lauretta? Oh, scusi tanto, sono indiscreta. No, Lauretta è molto amica di una ragazza che io conosco. Chi? Marina? Ah, la conosci? Da quando è nata. La madre faceva la portiera a via Tiburtina, dove mio padre c'aveva un negozio da stagnaro. Lei e Lauretta si può dire che sono cresciute insieme. Oh, ma mi raccomando, non dica niente a Marina di quello che gli ho detto, mi raccomando proprio. No, non dubiti, e poi io non la vedrò più. E perché? Non so perché, ma sento che è una cosa che deve finire. Del resto è durata anche troppo. La conosce da molto tempo? Sì, da 4 mesi. Io ero appena arrivata a Roma. Lei veniva a mangiare in una piccola trattoria vicino a Piazza di Spagna. Un giorno hanno dato l'allarme e tutti sono scappati. Siamo rimasti soli. Lei rideva, non aveva paura. No? E sei innamorato? Già, succede. Succede. Ma non è una donna per me. Forse l'avessi conosciuta prima, quando era via Tiburtino. Beh, che c'entra? Una donna può cambiare, soprattutto quando è innamorata. Ma chi le dice che si è innamorata? Perché non dovrebbe esserla? Oddio mio, non gli ho chiesto nemmeno se vuole un caffè, lo vuole? No, non si disturbi. Ah, per carità, un momento, subito faccio. Guardi il caffè per modo di dire, volte che non devi fare il gioco pesante. Attenti, Don Pietro! Ah, sei tu. Che miracolo vederti all'oratorio. Ci sei venuto perché mi ci ha mandato mia madre. Fatto bene. Farà bene anche a te. Don Pietro, fatemi finire da parlare. Dice, devo venire subito a casa nostra. È una cosa importante. Cosa? Io non lo so, come ha fatto la misteriosa, ma ci deve essere qualcuno a casa di Francesco. Va bene. Andiamo. Gilberto, senti, tu levati. Adesso verrà Agostino, tu dirigi il gioco, mi raccomando non fate i cattivi, Chi è? Parla questo! Vieni qua, ma possibile devi scappare sempre? Questi momenti a venire a perdere tempo all'oratorio. Ma cosa stai dicendo? Lei per prete un po', capì? Ma bisogna stringere un blocco compatto contro il comune nemico. Ma di un po', chi te le dice queste cose? Ha detto Romoletto. Ah, Romoletto dice queste cose? Don Pier, mi raccomando, non lo dica a nessuno. Ecco Purgatorio! Oh, ho
Don Pier. Che c'hai qua? Ho fatto spese. Ammattate quante sfilatini, che è tutta la testa. Neanche un bollino. Come mai tanto pane? Ah, non so, stamattina hanno voluto festeggiare. Cosa? Non so che festa era, nemmanco il fornaro ce lo sapeva. Scusatemi, Don Pier, io vado. Ma che sarà sta festa? Ma non capisco. Speriamo che mia madre l'abbia saputo. Ecco qua. Non sarà buono, ma almeno è caldo. Lo beva subito. Oh, grazie. Francesco mi ha detto che vi sposate. Un matrimonio un po' in ritardo, capirete, in queste condizioni. Ma avevamo fissato da tanto tempo e poi per una ragione, per l'altra, abbiamo sempre dovuto rimandare. Ma adesso è fissato proprio. E per quando? Domani. Ah, allora dovrò farvi il regalo. Oh, per l'amor di Dio, questo è un matrimonio di guerra. Andiamo un momento da Don Pietro, famo subito. Ah, vi sposate in chiesa? Sì, Francesco non voleva veramente, ma io gli ho detto, è meglio che ci sposa Don Pietro, che almeno è uno dei nostri, piuttosto che andarci a far sposare il governatorato da un fascista, ve pare? In un certo senso è giusto. Sì, la verità è che io ci credo a Dio. Uh-huh. E lei cosa fa adesso, lavora? Lavoravo, allo spolettificio Breda. Ma mo ci hanno cacciato via. I tedeschi si portano via tutto. Deve essere Don Pietro questo. Buongiorno, Don Pietro. Buongiorno. Beh, scusate, io vado di là, eh? Grazie di essere venuto. Beh, che stai a fare lì, ragazzino? Che c'è lì? Chi c'ha da essere? Cammina, va più all'acqua. Sbrigati. Cammina. Te devo parlare. Entra. Sono più di 500 sulle montagne sopra Taglio Cozzo. Una banda di ragazzi in gamba, non si può abbandonarli. L'appuntamento è fissato per questa sera alle 6 al ponte di Burtino, verrà uno di loro. È meglio che io non ci vada perché ormai io sono stato segnalato e poi il coprifuoco è stato spostato alle 5. Già. Andrò io. Ne ero sicuro. Il messaggio qual è? Nessun messaggio, si tratta di una somma da parte della giunta militare. Ho chiesto troppo? No, per coloro che si sacrificano è anche troppo poco. E come potrò riconoscerlo? Ah, si fermerà sul ponte e fischierà con la canzone Mattinata Fiorentina. Ah già, ma lei non la conosce. Non so, quale? Quella che fa... Ah. Beh, è naturale, la cantano tutti. Buongiorno, reverendo. Buongiorno. Desidera? Non avreste per caso un Sant'Antonio Abate? Spiacete, ne avevamo tempo fa, ma va poco. Avrei però un San Rocco. Grazie, non mi interessa. Come? Non le interessa un santo come San Rocco? S'accomodi. Venga a vedere. Venga, venga pure. È anche un bel lavoro, sa. Beh, vediamo. Allora io vado, eh? Vabbè, ricordo di passare da Chiurazzi. Va bene. Glielo do per poco. Io dovrei parlare con Francesco. Mi manda l'uomo dalle scarpe strette. Attenda un momento. Ti accomodi, reverendo, lo aspettano. Ecco, giù per questa scala. Ah, è lei, Don Pietro. Ciao. Ma che è successo? Niente di grave, grazie al cielo, ma poteva succedere, però. Questa notte le SS sono state da Manfredi. Ma questo l'avevo saputo. Ma lui dove sta? A casa tua. Mia? Sì, gli ha aperto la pina. Ci resterà per qualche giorno. Mi ha consegnato questo biglietto. Io volevo mandarlo a San Giovanni e Paolo, dai passionisti. Sarebbe stato più sicuro. Ma lui non vuole.
Dice che sarebbe tagliato fuori. Già, è giusto. Già, ma per lui adesso è più pericoloso lavorare, se l'hanno segnalato. Lo so, reverendo, ma siamo in pochi e se tutti entrano in convento. Capisco. Scusi, permette, Don Pietro, il nostro direttore. Molto lieto di conoscerla. Anch'io, ho sentito molto parlare di lei. Questo è male, per la mia modestia e per la mia salute. Lei ha fatto e fa molto per tutti noi, la ringrazio. È mio dovere soccorrere chi ha bisogno d'aiuto. Se vuole accomodare. Ecco, reverendo. Ah, Manfredi mi aveva detto che si trattava di una somma di denaro. Sono libri, ma non c'è molto da leggere. Comunque. Tutti così? Sono 1000 pagine. Ah, 1 milione. Esatto. Ti prende, ti accende, ti stringe, ti fiamma l'amore così. Laggiù, a capo capana, a capo capana, ti rubano il cuore. A capo capana, ti vive l'amore. Chi è? Oh, Marina, sono io. Apri. Ciao. Indovina chi ho visto stamattina. Che vuoi che me ne importi? Manfredi è venuto da me. Da te? Dove? A casa mia. Ma perché è venuto? Cosa voleva? Ah, mi ha pregato di avvertirti che per qualche giorno non potrà farsi vedere. Che semmai ti telefonerà. Non ti ha detto altro? No. Ma come? Non ti ha spiegato? No, ti dico, io poi non gli ho domandato altro. Ero in vestaglia, figurati con i bigodini. Ma non ti cambi? Fra poco tocca a te. Come sapeva dove abitavi? Già, come lo sapeva? E gliel'avrei detto tu? Io non gliel'ho mai detto. Beh, cosa vuoi che ti dica? Io non andavo a dirglielo di sicuro. Non ci tengo davvero a far sapere alla gente dove abito. A proposito, Marina, io in quella casa non ci posso più stare. Se non ti dispiace, verrei ad abitare da te finché non trovo un'altra camera. Ma sì, vieni quando vuoi. Te l'ho detto tante volte. Sei un tesoro. Cosa cerchi? Una sigaretta. Te la do io. Ah, va bene. Grazie. Quando è venuto? Chi? Giorgio. Stamattina presto, ero da vestire. Signorina Mari, tocca a lei. Io non capisco. Sei innamorata di lui o no? Sì, è simpatico, non dico di no. Mi fai la cortesia di non occupartene? Oh, per me figurati, contenta tu. Ti senti male? No, no, non è niente. Marina, di nuovo. Lo sai che ti fa male. Sciocchezze. Ci sono tante cose che ci fanno male, eppure le facciamo lo stesso. Vengo. Buonasera. Come stai? Bene, lei? Ah, com'è bella questa sera. Ma già, lei è sempre così chic. Beh, allora io me ne vado. Loretta. Cerca di sbrigarti, se no lo senti il direttore. Mi scusi, devo andare. Sì, cara. Trovate. Oh, che amore. Non
c'ha più orario. Va, viene, esce, torna. Proprio in questo momento che uno non dovrebbe mettere nemmeno il naso fuori dalla finestra. Lui sempre in giro. Avrà le sue buone ragioni. Speriamo che siano buone. Agostino, me meraviglio di voi. Ma fatemi il piacere. Che credete, non lo so, che oggi tutta quella buriana al forno l'avete montata voi. Io? Sì, voi, ma che credete che sono scemo? Io vedo tutto, capisco tutto. E so pure che se continuate a fare i fanatici, passerete qualche guaio. Speriamo di no. Speriamo. Zuppa de cavoli. Se sente. Che ore so, perché alle 5 c'è il coprifuoco. Ma vedremo. Sono le 4:30. E beh, me ne devo andare. Se volete lasciare qualche ambasciata? No, volevo parlare con Don Pietro, ma non fa niente. Lo vedo domattina prima di sposarmi. Ah, eccolo finalmente. Buonasera, Don Pietro. Buonasera, Pina. Buonasera. Ti ho detto tante volte che non devi cucinare sulla stufa. E poi i cavoli. Per me, se voi ci posso cucinare pure i cavoli. Agostino, non risponde. Ma insomma, bisogna decidere. Se accendiamo la stufa o accendiamo la cucina. Continua. Sempre libri. C'è i miei soldi per comprare la magnà e lei seguita a comprare lascia i libri. Lascia stare, li devo portare dal parroco di San Lorenzo. Perché voglio uscire un'altra volta? Fra 20 minuti c'è il coprifuoco. Non importa, i medici e i sacerdoti possono circolare. Sì, pure le levatrici. Beh? L'ho letto sul manifesto. Però lo scuro è facile piarsi la schioppettata, questi delinquenti. Don Pietro, io ero venuta per... sì, per confessarmi. Come si fa? Io devo uscire. Domattina magari, presto. Va bene, vengo con voi, allora famo un pezzo di strada assieme. Date a me, ve lo porto io il pacco. Ma che siete matto, un prete con il pacco? Ma non mi fate ride, su. E poi mica mi pesa a me, no? Porto già... Andiamo che famo tardi, su, venite con me. Arrivederci, Agostino, Sta tranquillo, Se non finisce presto sta guerra io divento scemo. Lei il parroco? Sì. Don Pietro Pellegrini? Già. Desidererei parlarle. S'accomodi. Allora io vado, come un parco. Sì, sì. Ma che vorrà quello? Ma... allora sarebbe meglio... aspettatemi. Sì, sì, va bene. Accomodi. Vai di là un momento. Prego. Mi dica. Di Don Saverio De Risi, il parroco di Minturno. Non mi deve credere un vigliacco. Non ne posso più. Non deve abbattersi così. Cercherò d'aiutarla. Da dove viene? Da Cassino. Un inferno. E che voleva lui? Lasciate, ma chi è? Uno voleva un'informazione. Io quando li vedo quelli lì... È tanto che non mi confesso che c'ho quasi vergogna. No. Non me lasci di, Don Pietro. Sento che ho vissuto male, che ho fatto tante cose che non dovevo fare. Ma che credete che non mi vergogno di andare all'altare in queste condizioni? Ma voi non me potete capire, Don Pietro. So cose che uno fa senza pensarci, senza avere l'impressione di far del male. Ero tanto innamorata. E lui è tanto buono, tanto bravo.
Tante volte ho pensato che in fondo si poteva trovare una meglio di me. Sì, una ragazza più giovane e non una vedova con figlio grande e senza un soldo. Perché mi sono dovuta vendere tutto per campare, per tirare avanti. E la vita diventa sempre peggio. Ma chi ce le farà dimenticare tutte ste sofferenze, tutte ste ansie, ste paure? Ma Cristo non ce vede. Tanti mi fanno questa domanda, sora Pina. Cristo non ci vede. Ma siamo sicuri di non averlo meritato, questo flagello? Siamo sicuri di aver sempre vissuto secondo le leggi del Signore? E nessuno pensa di cambiare vita, di ravvedersi. Poi quando i nodi arrivano al pettine, tutti si disperano, si domandano, ma non ci vede il Signore? Non ha pietà di noi il Signore? Se il Signore avrà pietà di noi, ma abbiamo tanto da farci perdonare. E per questo bisogna pregare e molto perdonare. Avete ragione, Don Pietro. Ma come si fa quando uno vede quelli là? Ti viene voglia di dargli almeno una borsata in faccia. Certo, avete ragione. Ma sì. Cosa mi fate dire? Datemi il pacco. Si fa tardi. Buonasera, signora Pina. Buonasera. Era venuta a raccomandarsi. I tedeschi avevano portato il fidanzato a via d'Asso. Stia tranquilla, ci penso io, gli ho detto. C'aveva un par de cosce, ragazzi. Alto! Mani in alto. C'ho il permesso. Tipografo. Ah. Tipografo. Sì, guardi il documento. Va bene. A casa è svelto. Grazie. Auf Wiedersehen, Capitano, e grazie. Gute Nacht. Auf morgen nicht vergessen. Sì. Oh, Francesco, mi hai fatto paura. Ho fatto un po' tardi, ma hanno voluto accompagnarmi a casa per forza. In fondo non c'è niente di male, no? Oh, ciao. Ciao, Francesco. È andata bene, eh? Per questa volta sì, la padrona di casa e Nannina sono state bravissime. Lo sai che sono tornati stamattina e hanno buttato per aria tutta casa? Hanno perso tempo, non c'era niente. Mi ha detto Don Pietro che è stata Pina che t'ha aperto, eh? Sì, è stata molto gentile. Come ti pare? Fai bene a sposarmi. Al principio mi aveva preso per un poliziotto, mi ha trattato malissimo. Me lo immagino. Sai che Don Pietro ha conosciuto pure Gino? Ah sì, mi fa piacere. Cosa ha detto lui del mio affare? È preoccupato, oggi ti dovevi incontrare col vecchio. Quando è arrivato? Ieri sera, ma tu non lo devi vedere. Ha detto Gino che per qualche tempo devi rompere ogni rapporto col centro. E ha ragione, ma dopo mesi di lavoro dover restare bloccato, io non riesco a capire come mi abbiano pescato. Bisognerebbe cercare di scoprire che cosa sanno sul mio conto. Beh, ci proveremo, ma è difficile avere informazioni da via Tasso. Se fosse la questura... Speriamo che Don Pietro abbia trovato l'amico d'Italia a Cozza. Speriamo di sì. Ah, ti ho portato il giornale. È venuto bene, no? Quante copie? 12.000. Questa è Pina. Ciao, come va? Soltanto in pensiero per Marcello. Che ha fatto? È sparito. Come è sparito? L'ho cercato dappertutto il palazzo, non c'è sta... Sarà da Romoletto. Ma che non c'è nemmeno lì. E anche Otello, il figlio della Soradele e della Siciliana, non c'è stato. E dove saranno andati? La paura mia è che sono usciti. A quest'ora, col coprifuoco.
bravi. Sono fiero di voi. Sbrighiamoci, ragazzi. Aspettiamo bene. Buonanotte. Buonasera. Ciao. Padre, così io lo farebbe vedere io. Buonanotte. Brutto maschio, sono il questore della mia casa. Sarebbe meglio che entriamo una volta. C'ha ragione, entra prima. Ah, siete qui, brutte canaglie, eh? Sono tornati! A scalzoni! Adesso va a chiappa! Adesso mi sgonfioio delle feste, brutte carogne, a farmi morire crematore! Dentro! Vado un momento di là, se no succede un macello. Guarda come si sono ridotti! Dove siete stati? Da Romolè! Non è vero, non ci stava nessuno su! Stavamo giù! Giù dove? Ma che io chiedete da fan, vedete che ci sono anche alcuni di loro. Io li ammazzo, dei sgarassoni, sti due delinquenti, sti mezzi del padre Morì. Ma stai buono. Non se ne può più con sti ragazzini. Ma sono ragazzini, no? Ma insomma, la volete piantare? Non se pave un attimo le pace dentro sta casa, lavoro tutto il giorno io. Ma il genere di lavoro. Che avete detto? Parlate chiaro, parlate forte. Ma torna a letto che è meglio. Perché? Se no che succede? Non posso più parlare a casa mia? Questa è casa mia, se tu vuoi parlare parla in camera tua. Noi paghiamo pure il comodo di cucina. A Laura, piantala. Ma che piantala, che mi sono stufata da vivere dentro sto seraio? E vattene, che te ce tiè? Ma insomma, è possibile che dovete litigare? Ah, questa è l'ultima volta, sicuro che io se quella non se ne va, un giorno o l'altro... Lei sarà cotto. Oh, madonna mia, se sarà bruciato tutto. Non la pizza. Colpa di quella scellerata. Vieni qui. È una sorpresa. La sora Iride sta preparando un dolcetto per domani, per il giorno delle nozze. Uè, non litigherete mica all'ultimo momento, mi raccomando. No. Perché? Perché se dovemmo fare una magnata, no? E ado lui che non c'è altri pensieri. Andiamo se ne ha letto, eh? Buonanotte. Sor Coso, mi spegnete la luce? L'abbiamo pregati bene a quelli, eh? A me non mi ci portate mai, però. Ma che c'entra? Te sei una donna. E perché? Le donne non possono fare l'eroismo? Sì, lo possono pure fare, ma... Romoletto dice che le donne... sono sempre guai. Ma non andarmi tu? Schiaffate su. Dormire. Non dormi? No, non so. Dove siete stati con Romoletto? Non te lo posso dire. Nemmeno a me? No, è un segreto. Ah, allora c'hai ragione. Non lo devi dire a nessuno. Senti. Che c'è? È vero che da domani te do a mamma e papà? Se vuoi. Sì, ti voglio tanto bene. Che hai? Ho litigato con mia sorella. Ancora? Può andare via. Dice che non verrà manco al matrimonio. Beh, so cose che si dicono. No, no, fa sul serio. Sta a preparare le valigie. Domattina cambierà idea. Quanto sono stanca. Su. Quanto sono stanca. Piangi. Dia un po' da me. Alice lui non me va. Che importa, è un amico. Lo so, ma è tanto tempo che voglio parlare un po' sulla gotta. Va bene. Vieni qua, vieni. Mettiamoci qua.
come quando ci siamo parlati per la prima volta. Ti ricordi? È rivenuta a bussare alla porta con una faccia. Lo credo, stavi a piantare un chiodo dentro al muro e mi avevi buttato giù lo specchio. Non si è rotto, però. Ma chi si crede di essere lei? Il re dell'universo, eh? Quanto m'eri antipatico. Abitavi qui da 2 mesi e quando scendevi per le scale non mi salutavi mai. Sono passati 2 anni. Com'è lontano quel tempo, eh? E com'è diverso. Eppure c'era già la guerra. Già. Tutti si illudevano che sarebbe finita presto. E che l'avremmo vista soltanto al cinematografo. E invece... Ma quando finirà? Ci sono dei momenti che non ne posso proprio più. Quest'inverno sembra che non debba finire mai. Finirà, Pia, finirà. E tornerà pure la primavera. E sarà più bella delle altre, perché saremo liberi. Bisogna crederlo. Bisogna volerlo. Vedi, io queste cose le so, le sento, ma non te le so spiegare. Lui sì saprebbe farlo. Lui è un uomo istruito che ha tanto studiato, viaggiato. Sa parlare bene lui. Ma io credo che sia così. Che non dobbiamo aver paura né oggi né in avvenire. Perché siamo nel giusto. Nella via giusta, capisci, Pina? Sì, Francesco. Noi lottiamo per una cosa che deve venire. Che non può non venire. Forse la strada sarà un po' lunga e difficile, ma arriveremo. E lo vedremo un mondo migliore. E soprattutto lo vedranno i nostri figli. Marcello è lui, quello che aspettiamo. Per questo non devi aver paura. Mai, Dino. Qualunque cosa succeda, vero? Sì, Francesco. Ma io non ho paura. Mai. Pronto? Ah, è la signorina. Non si è visto. Ma non ha nemmeno telefonato. Non ha mandato nessuno. Nannina, mi dica la verità. Lei sa qualche cosa? Lei sa dov'è? Non lo so, signorina. Ve lo giuro. Se lo sapessi, glielo direi. Speriamo di no. Buonanotte. Ma è proprio scema quella. Per telefono domanda notizie. Roba da andare a finire in via Tasso tutti quanti. Herein. Der römische Polizeipräsident, der Sturmanführer. Lassen Sie hereinkommen. Caro amico, lei giunge a proposito. C'è qualche cosa di molto interessante. Il nostro Manfredi è stato visto questa mattina a Rione Prenestino. Prego. E poco fa un ordigno è stato fatto esplodere contro un vagone di benzina allo scalo ferroviario della zona. Scusate, caro maggiore, ma le mie notizie sono molto più sensazionali delle vostre. Ho passato il pomeriggio al casellario centrale e anch'io ho fatto un incontro molto interessante. Formidabile. Ferraris Luigi, nato a Torino il 3/10/906, arrestato a Bologna il 4/2/28, condannato a 12 anni per cospirazione contro i poteri costituiti dello Stato, evaso durante la traduzione e segnalato a Parigi e Marsiglia. Luigi Ferraris. Mi avete battuto. Non me lo sarei mai permesso. Del resto, il più resta ancora da fare. Pizzicarlo. Non dubitate, non mi sfuggirà. Volete che me ne occupi io? No, vi proibisco. Volevo dire, non è per sfiducia nei vostri sistemi, ma preferisco fare da me. Scusate. Ingrid. Buonasera, come state? Cara signora? Grazie per i fiori e per il caffè. Ah, signor questore, voi corrompete i miei funzionari. Ma siete perdonato. Ha fatto una scoperta interessantissima. Vero?
Fantastici. Ora basta con le parole, Ingrid. Bisogna agire immediatamente. Lascia fare a me. Buongiorno. Buongiorno, ragazzi. Sì. Lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Beh? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato, però tu sei sempre l'ultimo a lodarlo. Chi è? La forza. Buongiorno, brigadier. Aspettate un momento che mi sto vestendo. Allora, se permettete, andiamo ad ossequiare la vostra prossima futura. Eh? Francesco, i tedeschi, i fascisti, stanno circondando la casa. Circondano la casa. Va dentro, va. Los, ihr geht da rauf, ja, bis auf die Treppe, bis oben rauf, die Treppen alle runterholen, hier auf den Hof. Ja, halt, ihr, drüben auf der anderen Seite, genau dasselbe, ja, alles runter hier auf den Hof. Halt! Hören Sie zu, übersetzen Sie, die Leute sollen raufgehen, alle Leute hier unten auf den Hof bringen, sofort, verstanden? Voi tre andate di là e fate scendere tutta la gente. E voi da quella parte fate lo stesso. Also fühlen Sie die Leute mal ordentlich auf den Zahn. Hä? Sì, was machen Sie denn hier? Kommen Sie mal her! A me? Na, kommen Sie her! Fragen Sie, was ihr hier sucht. Voi cosa volete qui? Io sono qui per servizio, ora devo andare via. Sono brigadiere. Brigadier. Er sagt, er ist dienstlich beauftragt, er ist Wachmeister. Ach Quatsch, der soll hier bleiben. Da wird er restare qui. Marcello! Che c'è, Andrei? I tedeschi, i fascisti! Dove? A casa nostra. Andiamo, ragazzi. Fermi. Aspettate. Un momento. Ma vuoi capire che ci sono i tedeschi? Non vi muovete, andrò io a vedere quello che succede. Ma noi dovevamo andare. Ho detto di restare qui, capito? Ma Don Pier, na, soffitta del romoletto, ci sono le bombe. Presto, la ferrovia sparpagliatevi. Scusatevi, i tedeschi sono entrati nel cortile. Francesco? Non ha fatto in tempo, è andato da Duilio per non sparire certa roba. Non vi preoccupate, la casa è grande, no, troverà. Non dite niente alla Pina. Vada, stia tranquillo. Che fate voi qui? Sto a pigliare la roba mia. Fuori! La vostra roba non ve la tocca nessuno. Ci siamo noi? Già, che stupida, non ci avevo pensato. Via, via, su. Andiamo, presto, da questa parte. Francesco, dov'è? Stia tranquilla, al sicuro. Vai! Guarda sti vigliacchi, portano giù pure l'ammarati. E il nonno non si è voluto far portare giù, che gli faranno? Niente, niente, non vi preoccupate, andate di là. Presto, presto, su. Guarda che roba. Ma che se deve vedere? Ma dove stava nascosto? Es ist doch unmöglich, in diesem Riesenkasten keine Männer aufzutreiben. Das ist doch Quatsch. Dove sono gli uomini in questa casa? Avete capito? Dove sono gli uomini? Ma che ne so, io mica faccio il portiere. Halt! Was will denn der? Che vuole quello là? Dove andate? C'è un malato che ha bisogno di conforto. È il parroco. È inutile che vi affannate tanto. Non c'è più nessuno. Abbiamo portato tutti a prendere un po' d'aria. Non è possibile. Un malato tanto grave, io devo salire. Beh, fermatevi.
A quest'ora arrivate, reverenda, quel poverino vi ha tanto chiamato, a quest'ora sarà aspirato. Andate. Un momento, com'è questa storia? Hanno fatto scendere tutti? No, quello no, quello è un vecchietto paralitico. Andate, reverenda, sbrigatevi. Ah, che servizio, una volta arrivavano come i pompieri. Ti pazzo, dammi questa roba! Fermate, se no sei schirona! Aiuto, Antonio! Lasciatemi! Lasciatemi! A che piano abita questo moribondo? Ma non so, al terzo, al quarto. Vado a darci un'occhiata io. Sono anche un po' dottore. Va con Bacchi. No, no, vado da solo. La tua faccia mi piace poco. Guardiamo un po' al piano di sopra. Ma che? Saniamo attiti? Ma che sei venuto a fare qui? Ma io sto benone, avete capito? State calmo, per l'amor di Dio, ma io sto benone, voglio campare 100 anni alla faccia vostra, avete capito? Perché stanno arrivando? Ma chi stanno arrivando? I tedeschi. I tedeschi, ma io me ne frego dei tedeschi e dei fascisti, io gli faccio... Dammi. Le faccio... Centro morale, nome, donne, te grazie, fidei salvati, sì, te le vanno, donne, ti sei un peccato se si vengono. Su, su, sul viaggio, veglia, dammi. Su, su. All'anima da un piede padellata che gli ha dato. Né niente. Was für schöne Abend sie, braune Frau, ja? Francesco! 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 Pino! 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 Francesco! Francesco Carogna! Francesco! 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 Francesco!
Taramillo! Taramillo! Lasciatemi! Taramillo! 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 Francesco! 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 Taramillo! Lasciatemi! Attenti quando sono alla svolta. Guidate gli autisti. Flavio! Che c'è? Noi portato carne. Ah. E dove sta? Ecco. Va bene, ma che c'entra? Io faccio l'osteo, non faccio mica il macellaio. Fare noi il macellaio? Ah, sì, lo so che siete specialisti voi altri. Oh, ingegnere, buonasera. Si accomodi pure. Oh, buonasera, ingegnere. La signorina l'aspetta. Andiamo. Oh, Giorgio, finalmente. Ti ho cercato dappertutto. Speravo che saresti venuto qui. Ma che ti è successo? Niente, perché? Cosa avrebbe dovuto succedere? Non ti capisco, scusa. Ma come, a casa tua? Permetti, un amico. Siedi, Francesco. Piacere, Mario. Ci sono state le sesse, non è vero? Chi te l'ha detto? Il tuo portiere. Ma perché ti cercavano? Ma non so, forse per il fatto che sono ufficiale. E adesso dove abiti? Ma veramente non so. Andremo da un amico stasera. Perché non vieni da me? No, a casa tua no. Perché? Non voglio darti noia. E poi sono con lui. E con questo può sistemarsi in salotto, sul divano. Vedrà come starà bene. Spaghetti per tutti? Bene, parliamo dopo. Le tessere, per favore? Io non ce l'ho. Glielo do io un bollino. Grazie. E per dopo? Vai, vai, ci penso io ai signori. Hanno arrestato Mezzetti. Quando? Questa mattina alle 6, me l'ha detto il pittore. Qui se non ci squagliamo per qualche tempo ci beccano tutti. Flavio. Ecco. Scommetto che era lì che volevi andare a dormire. Qui c'è qualcuno che ha parlato. Povere bestie. Santa dei generi. Ora nobis. Santa Virgo Virgine. Ora nobis. Mater Christi. Ora nobis. Mater Divina Grazia. Ora nobis. Mater Purissima. Ora nobis. Thank you.
quest'ora c'è sempre una stazione americana che trasmette jazz. Ragazzi, ce la facciamo un goccetto? Mi hanno regalato questa bottiglia di chiume. Ci scaldiamo un po'. Grazie. Non si sente bene? No, no. Ma lei ha la febbre. Senti Giorgio come scotta. Le preparo subito il letto. Non si disturbi. Coraggio, Francesco. Aiutami, Giorgio. Vedrà, starà comodissimo. Quando è a letto poi le darò l'aspirina. Per favore, mi dà quella coperta. Bisogna stare attenti. C'è tanta influenza in giro. Quei tempi che corrono, è l'unica che giri. Chi può essere a quest'ora? Chi è? Sono io, Marina. Ah, sei tu. Ah, ciao, ciao, tesoro. Hai visto che sono venuta? Fritz non mi voleva lasciare andare via, ma io... Sei ubriaca? Poco, poco. E allora, fila a letto. Chi c'è di là? C'è gente. Oh, l'ingegnere. Va a letto, Lauretta. E io non te lo mangio mica. Francesco, ma che fai? La Pina ti ha cacciato di casa la prima sera. Lauretta, io credo che abbia ragione Marina. Accompagnala a letto. Vieni su. Ehi, ma che musi, che accoglienza. Era meglio che rimanevo con Fritz. Appena vedo la Pina glielo dico. Mettiti a letto, Francesco, hai la febbre, vado a prendere un'aspirina. Con mia sorella ho litigato, in quella casa non ci torno più. Marina. Vieni, vieni. Oh, non mi guardi, ingegnere. Volevo un'aspirina. Ah, sì, guarda nel cassetto, ce ne deve essere un tubetto. Ci mancava quella stupida. E adesso, come si fa? Dove dormi tu? Oh, non ti preoccupare, mi sistemerò di là su una poltrona. Farei scomodo, avrei freddo. Che rabbia. Pronto? Ah, è lei. Buonasera. Come stai, cara? Aspettavo la tua telefonata. Come mai non sei solo? Oder. L'hai visto? È lì? Ah. La piccola Loretta. È venuta ad abitare da me per qualche giorno. No. No. Sì, certo. Va bene. Ci telefoniamo domattina. Buonanotte. Come mai è questa roba in borsetta? Che cos'è? Ah, già. Me l'aveva data il dentista quando avevo tanto male al dente, ricordi? No, non ricordo. Ma sì, questo dente qui. Mi serviva per fare delle applicazioni, per calmare il dolore. E ce l'hai ancora il dolore? No, è tanto tempo. Ah. Però per prudenza ti porti dietro il calmante. Volevo passare dal dentista a riportargliela. Ah, ecco, adesso tutto si spiega. Cosa fai? Lo tengo io, ci passiamo insieme dal dentista. Non scherzare, ridammi quella roba. Tieni. Potresti perderla. E con quel che costa sarebbe un bell'affare. Perché mi guardi così? Oh, Giorgio, non crederai mica. No, io non credo niente. Del resto sei padrona di fare quello che ti pare. Non ho nessun diritto su di te. Chi sono io? Uno che è passato per un momento nella tua vita. Stavi per dire uno dei tanti. Non l'ho detto. Ma l'hai pensato, però. Sì, ho avuto degli amanti. Certo. Cosa dovevo fare? Con che cosa credi che abbia comprato questi mobili? I miei vestiti? Tutto. Con la mia paga? La mia paga. Mi basta per le calze e le sigarette. Mi sono arrangiata come fanno tutte. È la vita. La vita è come vogliamo che sia. Parole. La vita è una cosa brutta, sporca. Io la conosco, la miseria. E mi fa paura.
Se non avessi fatto quello che ho fatto, oggi forse avrei sposato un tranviere. Creperei di fame. Io, i miei figli e lui. Povera Marina. E tu credi che la felicità consista nell'avere un alloggio ai Parioli, dei bei vestiti, una cameriera, degli amanti ricchi? Se tu mi avessi veramente amata, mi avresti cambiata. Ma già tu sei come tutti gli altri, anzi peggio, perché almeno gli altri non mi fanno la predica. Hai ragione, scusa. Giorgio. Tanto per cambiare, avete litigato un'altra volta. Sei stato ad ascoltare, naturalmente. Io proprio no. Oh, certo, ho sentito, si sente tutto in questa casa. Domani andremo da Don Pietro. Mi avevo offerto di nascondermi per qualche tempo in un convento. Ci andremo insieme. No, io no. Non potrei. Adesso bisogna che lavori più di prima. Lei è morta. Sì, ti capisco. Ma vedi, Francesco, in questo momento tu sei esasperato, commetteresti delle imprudenze. La tua attività sarebbe più dannosa che utile. Non aver paura di non arrivare in tempo. La battaglia è lunga. La nostra è appena incominciata. Ho portato l'aspirina. Ah. Grazie. Buonanotte. 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 Marina. Che vuoi? Sai, forse ha ragione Manfredi. Siamo delle stupide. Sta zitta. Dormi. Venga pure, si accomodi. Buongiorno, Don Pietro. Oh, bravo, ti aspettavo. Ho preparato la tua tessera. Giovanni Episcopo. Mi ha ringiovanito di 2 anni. Grazie. E quello chi è? E quell'austriaco, non te l'ha parlato, Francesco? Ah, sì, vero. Una brava persona. Permette, questo è il signore che verrà con noi. Piacere. Ho parlato con il priore del convento. Ci aspetta. E Francesco? È giù nel cortile con Marcello. Anzi, bisogna far presto. Dammi il... Prego. Prego. Sì. Agostino, io farò un pochetto tardi. Ma quando è che la pianta deve da mettere nei pasticci? Tu il ragazzino cenate e poi andate a letto. Sì, e chi dorme? Ah, Don Pietro. Che c'è? Se devo andare a mangiare il ragazzino ho bisogno. Ho capito. Beh. Ecco, ti abbasseranno. Ma voi restate senza? No, no, ce n'ho, ce n'ho. Sì, me l'immagino. Per un po' di tempo non ci vedremo. Ma tornerò. E staremo sempre insieme. Andiamo, Francesco. Vengo. Papà, forse ci avrai freddo. Me l'aveva data mamma. Los, 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 los
Hallo. Bergman. Gut. Ach. Gut. Die Auskünfte waren richtig. Ausgezeichnet. Le informazioni erano esatte. Bravo. Ti piace? Provala. Su, cara. Magnifica. Guardati, Marina. Lo hanno arrestato? Sì. E che cosa gli faranno? Oh, niente, niente di male. Abbiamo bisogno di certe informazioni. Appena le avrà dato, lo lasceremo libero. Se lui non volesse? Pochezza. Non ti preoccupare. Parlerà. E se lui non parlasse? Perché non dovrebbe parlare? Già, perché? Lo ami? Io? Io non amo nessuno. Perché sei così cattiva con me questa sera? Lasciami andare via. No, tu resterai qui, vicino a me. No, non voglio, non voglio più, lasciami andare via. Marina, perché? Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Marina, la ginoma. Fert. Dai. Gli occhiali. Sono rotte. Pazienza. Grazie. È stato tutto per colpa mia. Mi devono aver pedinato. Io credo il contrario. Deve essere molto tempo che mi spiano. Non dovevo farvi venire da me. State zitti. Le mura sentono. Sentono pure. Per quello che abbiamo da dirci. Vero, Don Pietro? Certo. Non abbiamo niente da dire. Avete sentito? Anche noi grideremo così. Tu, calma. Das ist in der Wohnung des Pfarrers gefunden worden, Herr Sturmbannführer. Und diese sind die Ausweise der Verhafteten, selbstverständlich alle falsch. Haben Sie die Wohnung des Pfarrers durchsucht? Jawohl, auch die Sakristei. Das war Unglück. Es war nur ein Kirchdiener und ein Junge anwesend, Herr Sturmbannführer. Sie haben so Angst, dass Sie bestimmt nicht sprechen werden. Beruhigen Sie sich, ich werde sprechen. Danke. Räumen Sie auf. Jawohl. Non avete paura voi? Sì, ho molta paura, ma mi sento anche tanto tranquillo. È strano, vero? Eppure non so perché, ma io... Ti capisco. Ma voi siete dei pazzi.
Ascoltatemi, io so. Voi avete certamente qualche cosa da nascondere. Delle vite umane dipendono dal vostro silenzio. Credete di poter resistere alle loro torture, ma voi non sapete. Loro fanno diventare vigliacchi, anche gli eroi. Non siamo degli eroi, però mai sapranno qualche cosa, ve lo assicuro. Dispetti stesso. Al bisogno, suo consiglio. Diese Männer müssen, bevor die Sperrstunde vorüber ist, sprechen, damit ihre Gefangennahme sich nicht unter den Verschwörer verbreitet. Wir haben 10 Stunden vor uns. Senta, Don Pietro. Io non so se resteremo ancora molto insieme o se avremo occasione di rivederci, ma... ma io la voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto per me e per noi. No, mi lasci dire, bisogna che io le dica la verità. Io non sono quello che lei crede. Io sono... Sentite. Vengono. Vi scongiuro, non mi tradite. Sì. Machen Sie das Licht aus. Herein. Prego. Come vi chiamate? Giovanni Episcopo. Già. Episcopo nato a Bari, commerciante. E commerciante in che cosa? Oli e vini. Oli e vini. Ausgezeichnet. Sentite, signore Episcopo. Se io avessi del tempo da perdere, mi divertirei molto a parlare con voi del vostro commercio, ma purtroppo ho molta premura e ho della stima per voi. Vi farò perciò una proposta. Io so tutto di voi, il vostro vero nome e la vostra attività politica passata. In quanto alla presente, io so dai miei informatori che voi siete uno dei capi della giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale e siete in collegamento con il centro militare Badogliano. Io ho assoluto urgente bisogno di conoscere nei suoi dettagli questa organizzazione e voi siete l'uomo più adatto per farmelo sapere. Lei ha detto che sa chi sono, che conosce la mia attività passata e quella presente. E allora perché mi fa questa proposta? Perché crede che io possa diventare oggi una spia? Io so che in questa casa, forse in questo stesso ufficio, sono state fatte le stesse proposte a dei generali italiani, a dei badogliani, come dite voi. So che hanno pagato con la vita la loro lealtà, il loro silenzio. Io spero di non essere da meno di loro. Sono spiacente di veder rifiutare una proposta così ragionevole, ma vi dirò che me l'aspettavo. Voi italiani di qualunque partito siate, siete ammalati di retorica. Sono certo però che prima dell'alba ci metteremo d'accordo. Una sigaretta? Via, non sarà una sigaretta che vi farà parlare. Si dicono tante cose strane sulla Gestapo. Bringen Sie den Mann heraus. Den Fahrer, Kramer. Jawohl. Sie. Siate calmo, figliolo. Cercate di pregare.
Nella vostra abitazione abbiamo trovato questo materiale. Già. Il vostro scopo evidente è quello di recar danno al Reich e alle sue forze armate. Il mio scopo non era esattamente questo. Come poi chiamate un uomo il quale non solo fornisce documenti falsi e rifugio ai italiani che preparano attentati contro i nostri soldati, ma dà asilo e aiuto persino a disertori tedeschi? Un uomo che indegnamente cerca di esercitare la carità. Costui è un traditore che deve essere punito secondo le leggi di guerra del Reich. Sarà quello che Dio vorrà. Allora ascoltatemi bene. Il vostro amico episcopo è alla testa di un'organizzazione militare della quale anche voi avete perfetta conoscenza. Se voi parlerete o convincerete il vostro amico a fare altrettanto, non avrete compiuto che il vostro dovere di prete e di cittadino. Vi spiego il perché. Questi uomini che preparano attentati e sabotaggi contro le forze armate germaniche violano i diritti di una potenza occupante garantiti dai trattati internazionali. Sono perciò dei franchi tiratori e devono essere consegnati alla giustizia. Chiaro? Le sue parole mi hanno profondamente scosso. Finalmente. Rama. Vuole stavanzione? Ne mensi di Ausagenau. C'è però una difficoltà. Quale? Io personalmente non ho niente da dire. Perché non so nulla. Quel poco che so l'ho preso in confessione. E questi segreti devono morire con me. È la nostra disciplina. Non mi interessa la vostra disciplina. Ma interessa a qualcuno che è al di sopra di lei e di me. E allora convincete il vostro amico a parlare. Io credo che non sappia nulla di quello che lei sospetta. Vorreste farmi credere che non conoscete la sua vera attività? La sua vera identità? Io so soltanto che è un uomo che aveva bisogno del mio modesto aiuto. Ah, sì? E allora vi dirò io chi è quest'uomo. È un sovversivo, un senza Dio, un vostro nemico. Io sono un sacerdote cattolico e credo che chi combatte per la giustizia e la libertà cammini nelle vie del Signore. E le vie del Signore sono infinite. Non vorrete farmi la predica, spero. Non ho questa intenzione. Sentite, io non ho tempo da perdere. Siete deciso a non parlare? Non volete nemmeno tentare di convincere il vostro compagno? Si tratta di risparmiargli delle sofferenze che voi non potete nemmeno immaginare. Lo immagino meglio di quanto lei non creda. Ma penso che sia inutile. E poi c'è l'uomo che dice lei, c'era difficile convincerlo a parlare. Non le pare? Non vi preoccupate. Parlerà. Io non credo. Non parlerà. Davvero? Non parlerà. Io pregherò per lui. Non troverete molto credito presso il vostro Padre Eterno. Es wird noch einige Zeit dauern. Ich gehe mal ins Zimmer. Sobald etwas Neues gibt, rufen Sie mich bitte. Jawohl, Herr Sturmbannführer. Herein. Herr Sturmbannführer, Deserteur hat sich aufgehängt. Idiot.
Bergevin. Immet er selbe. Heute Abend? Nicht viel, aber interessant. So? Was denn? Ich habe einen Mann erwischt, der bis morgen früh sprechen muss. Und einen italienischen Pfarrer, der das Gegenteil behauptet, weil er für ihn beten wird. Und wenn er doch nicht sprechen sollte? Unfug. Und wenn er doch schweigen sollte? Wenn er schweigen sollte, würde es bedeuten, dass einem Italiener einen Deutschen gleich wäre. Es würde bedeuten, dass es keinen Unterschied zwischen dem Blut einer Sklaven und der Herrenrasse gebe. Welchen Sinn hätte der Kampf, den wir führen? Vor 25 Jahren befehligte ich die Hinrichtungskompanien in Frankreich. Damals war ich ein junger Offizier. Damals glaubte ich auch, der Deutsche gehören einer Herrenrasse. Aber die französischen Patrioten ließen sich lieber hinrichten, als etwas auszusagen. Etwas wollen wir Deutsche nie begreifen. Dass die Völker frei leben wollen. Sie sind betrunken, Hartmann. Tja, ich bin betrunken. Ich betrink mich ja jeden Abend, um zu vergessen. Und das Endergebnis? Ich sehe immer klarer. Wir bringen es nicht weiter als Morden. Morden! Morden! Ganz Europa haben wir mit Leichen übersehen. Und auf diese Gräbern wächst unaufhaltsam der Hass. Hass! Überall Hass! Wir werden vom Hass vertilgt. Ohne Hoffnung. Genug! Alle werden wir sterben. Sterben ohne Hoffnung. Ich verbiete Ihnen fortzusetzen. Ohne Hoffnung. Ich verbiete Ihnen. Ohne. Verstehen Sie, Sie vergessen, ein deutscher Offizier zu sein. Hat er gesprochen? Nein, Herr Sturmführer. Wendel sagt niemals eine derartige Hartnäckigkeit vorgefunden zu haben. Der Mann hat eine völlige Insensibilität erreicht. Was sollen wir tun, Herr Sturmführer? Na, Wendel? Es ist unmöglich, Herr Sturmführer. Man muss warten. Wieder zu Kräfte kommen lassen. Es ist unmöglich. Es ist bereits spät. Vielleicht mit psychologischen Mitteln, Herr Sturmbanführer. Sie sind ja wahnsinnig. Der Mann muss sofort sprechen. Spritze. Sentite, signor Ferraris, io ve l'ho già detto, molta stima per voi e apprezzo molto, credetemi, questa prova del vostro coraggio, del vostro spirito di sacrificio, ma voi dovete comprendere che non è più possibile continuare. Voi siete un comunista. Il vostro partito ha concluso un patto di alleanza con le forze reazionarie. Voi ora marciate insieme contro di noi, ma domani, quando Roma sarà occupata o liberata, come dite voi, saranno ancora vostri alleati questi alti ufficiali monarchici? Io vi offro di risolverlo questo problema. Datemi i nomi dei generali Batogliani, mettetemi in condizioni di arrestarli e io garantisco la libertà a voi e l'immunità agli uomini del vostro partito. Dunque, signor Ferraris? Tu! Verfluchter Hund! Setzen Sie fort, bis ans Ende! Oh!
Steht's? Ich sagte es dir, dass es nicht so leicht sein würde. Eine Zigarette. Den Fahrer, sofort! Guarda, prete, guarda! Sei soddisfatto? Questa è la tua carità cristiana. Questo è il tuo amore per il tuo fratello in Cristo. Hai preferito vederlo ridotto così piuttosto che parlare, ma non sperare, prete ipocrita, di salvarti, né di salvare i tuoi complici. Farai la fine dei traditori. Noi vi distruggeremo tutti, tutti, fino all'ultimo. Non hai parlato. Uccidere la sua anima, avete ucciso soltanto il suo corpo. Maledetti! Maledetti! Sarete schiacciati nella polvere come dei vermi. Maledetti! Mio Dio, che cosa ho detto? Perdono, Dio mio, perdono. De profundis sclamavi ad Domini, et saus voce me. Te auras et tu intendente, sei in voce de precazione su me. Si iniquitare, opus vaveris et Domini, sostiene. Raus! Raus! Bring den Pfarrer weg! Schnell, alle raus! Diese dummen Italiener! Verdammt! Der Abend ist verfehlt. Dieser verdammte Fahrer hat mich aus dem Konzept gebracht. Ich sagte es dir, dass es nicht so leicht sein würde. Du hast immer recht. Herr Sturmanführer, die Meldung? Ach ja, wegen des Hinscheidens. Herzschlag. Jawohl, Herr Sturmanführer. Und das Fräulein? Das betrifft die Dame. Sperren Sie eine Zeit lang ein. Und dann? Komm, Liebste, jetzt muss ich etwas Kräftiges zu mir nehmen. Verzeihung, Herr Sturmanführer. Welchen Namen muss ich eintragen? Manfredi oder Ferraris? Einfach Episcopo. Giovanni Episcopo. Sonst schaffen wir neue Märtyrer. Es gibt schon genug davon. Ein Moment, bitte. Für das nächste Mal. Wir sind eine Herrenrasse.
Che ora fate voi? 8:14. Esatto. Sono in ritardo. Già, sono in ritardo. Una sigaretta? Grazie. Fiammifero. Il cappello, Don Pietro. Venga, coraggio. Oh, non è difficile morire bene. Difficile vivere bene. Pater nostro, che sei in cieli, santificetur nomen tuo, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano, da nobis hodie, et dimitte nos, debita nostra, et nos inducat in tentazione, sed libera nos a male. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tus, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Santa Maria, Madre Dei, Gloria Patri, et Spiritus Sancti, sicut era in principio, et nunc et sempre, et in saecula. Feuer! Dio, perdona. Feuer! Loro. Ma schluss!